stato per molto tempo qui vicino in via Masetti con la mamma quando ero ragazzino, si veniva a raccogliere l'erba per i conigli dove adesso ci sono i capannoni artigianali industriali, per intenderci, quindi mi è nota, però ce la farà conoscere molto meglio l'amico storico dell'arte, il professor Marco Vallicelli. L'iniziativa si inserisce nel contesto delle manifestazioni, delle iniziative che abbiamo promosso per sostenere, per far conoscere la mostra dal titolo Le 100 chiese di Forlì, attualmente in corso presso Palazzo Morattini a Pieve Quinta. Le 100 chiese perché? Perché un signore, si chiamava Giuseppe Berrettini, detto Pino, socio dell'associazione Amici della Pieve, era un collezionista e aveva prodotto, creato, realizzato una sorta di catalogo, di libro, di album, e aveva raccolto vecchie immagini, fotografie recenti, documenti su molte chiese di Forlì. Alla fine ha raccolto materiale su centinaia di chiese e ha scritto sull'album Le 100 chiese di Forlì. In realtà le chiese di Forlì sono molte di più, come abbiamo potuto constatare in fase di realizzazione del catalogo della mostra, che è questo, Le 100 chiese di Forlì, e chi intende acquistarlo è a disposizione in fondo alla chiesa a 10 euro e il ricavato andrà a scopo benefico. Quindi è una mostra fotografica con 60-70 foto in mostra, molte di più chiaramente di quelle che sono inserite nel catalogo, altrimenti avremmo fatto un volume di un migliaio di pagine, e sarà in esposizione oggi pomeriggio e poi la prossima domenica. Dal 3 dicembre, visto che il Vescovo ha particolarmente apprezzato la mostra e il catalogo, l'esposizione sarà trasferita Palazzo Marchesi, sede del Vescovado, primo piano, chiamiamolo piano nobile, dove, a parte chi va per incontrare il Vescovo e per altre esigenze, altre incombenze, il palazzo che non vede mai nessuno, quindi ci sarà anche la possibilità di vedere parte di quello storico palazzo, un palazzo settecentesco, nella sala, fra l'altro, dove verrà esposta la mostra nel salone, è abitualmente conservata la Madonna con Bambino, originariamente collocata sul fronte della chiesa di Fornò, della chiesa di Santa Maria delle Grazie di Fornò, dove siamo stati qualche domenica fa, e molti di voi avranno potuto notare che sul fronte c'è la copia, perché l'originale, dopo che è stato restaurato, è stato giustamente collocato in Vescovado perché sia conservata al meglio. Così come in Vescovado, ma in questo caso non è visibile, c'è la famosa lunetta di Fornò, ma questo è un altro discorso, un'altra storia. Ritorniamo alla chiesa di Coriano Vecchia. Dicevo prima che la visita guidata sarà condotta dal professor Marco Vallicelli, storico d'arte di Forlì, però è presente Don Enzo Scaioli, al quale chiedo di portare un saluto a tutti quanti voi, e lo ringrazio ancora perché in questo caso ci consente di visitare questa chiesa restaurata di recente, come dirà poi Marco stesso, e sulla quale ci sono in corso anche raccolta di fondi per restaurare qualcosa. Di che cosa si tratta lascio a te dire. Grazie. Grazie a tutti voi che siete venuti in questo nostro piccolo tesoro che ci hanno lasciato i nostri padri, e che io, così come successore di Missiroli, Arnaldo, che ha fatto pitturare questo qui, poi dopo Don Lino, che prima di star poco bene disse a Don Luigi: restauro, no? Specialmente nel 150° anniversario della costruzione di questa chiesa. Io sono arrivato qui nel 2011
ed era già molto avanti il restauro. Poi è arrivato Don Matteo nel maggio del 2012, è vero Don Matteo? Ecco, il 31 maggio. E il 31 maggio del 2012 l'abbiamo inaugurata, restaurata, come la potete vedere e ammirare. Bene, quindi siamo grati anche a chi ci ha preceduto, che ci ha lasciato un bel tesoro così, che un poeta, posso dire adesso, che un poeta dialettale che era poi veniva sempre qui in bicicletta, Fabio Turchi, così l'ha descritta: la Cisina spersa loro in Ticamp, Piosnina lampe a destra i capanò, ma i misteri la gente che tardi se le viva ancora, piocne prama. Tuor mastè non se camsen, presa l'ultima parola buona, preparadiso. Ecco, infatti qui è molto frequentata dalla gente che va al Camposanto e viene da Nostro Signore, dalla Madonna, da San Giovanni Battista, a chiedere aiuto per stare di fronte al mistero anche della vita e della morte. Grazie e ascoltiamo e guardiamo. Bene, buonasera a tutti. Grazie della vostra partecipazione così numerosa sempre. Dicevo, per scherzare prima con l'amico Gabriele, nonostante le sue buffate, che pensava sempre ci fossero piogge abbondanti. Ieri. Invece, quando si fanno le visite guidate, di solito c'è sempre per te. Allora, poi voglio ringraziare, non l'ho fatto la volta scorsa in maniera adeguata, l'Associazione della Pieve di Pieve Quinta, quindi gli amici della Pieve, soprattutto nella figura di Mauro Mariani, che conosco da tanto tempo, di Gabriele, della presidentessa dell'associazione stessa, che hanno fatto un lavoro più vicino. Io pensavo fosse troppo forte, vabbè. Prova. Hanno fatto un lavoro proprio. Hanno fatto un lavoro bellissimo, straordinario, sulla scorta di quello che aveva iniziato il signor Bellettini, perché davvero noi ce ne siamo resi conto in questi anni facendo un'iniziativa a latere, che è quella di far conoscere le pievi del nostro territorio. Ce n'è un gran bisogno e veramente la gente ha bisogno di conoscere, e soprattutto è interessante riscoprire un patrimonio che normalmente non viene analizzato, insomma. E questo è ancora più meritorio, perché sapere che quante chiese ci sono senza andare, oggi va tutto di moda, l'ho detto già tante volte, lo dico ancora. Mi piace ricordare che ci sono tanti aspetti della nostra vita, dall'economia ad altri, che parlano sempre del risparmio, di fare tutto a chilometri zero. Anche la cultura, è chiaro che bisogna tenere conto delle grandi cose e dei grandi flussi culturali, ma anche la cultura va riscoperta a chilometri zero, perché senza andare molto lontano, noi abbiamo almeno nella nostra Romagna 6 eccellenze mondiali, non dico regionali, non dico nazionali o continentali, ma mondiali, sulla storia dell'arte, che vanno dai mosaici di Ravenna a un grande pittore come quello di Sant'Arcangelo di Romagna, che è Guido Cagnacci. Ma non è questo il tema di oggi. Il tema di oggi è questa chiesetta, che è conosciuta soprattutto per essere la chiesa davanti al cimitero di Curiano, dove fra l'altro penso ognuno di noi, molti di noi hanno dei propri cari sepolti, quindi la conoscono bene. Io ho detto già poco tempo fa, è la prima chiesa che ho frequentato dopo il mio matrimonio, stavo in Via Bertini, quindi venivo qui alla domenica messa, prima con mia moglie, poi con i bambini che sono nati. Insomma, è una cosa a cui effettivamente sono molto legato. Poi l'affetto è rimasto con Don Lino, con Don Luigi, con Don Enzo, con Matteo, con Dopo. Insomma, sono cose indelebili che danno un valore aggiunto. Ma
Proprio per questo motivo molte volte uno non si rende conto di quello che ha sotto i piedi o sopra la testa. E allora vale la pena ripercorrerla, perché questa chiesa non nasce dal nulla, nasce da un lungo flusso storico, che, lasciando perdere l'aspetto preistorico, in questa sede, in questa zona, in questo sito, sono stati ritrovati manufatti che risalgono all'età del bronzo, quindi 1300 anni prima di Cristo all'incirca. Poi, probabilmente a causa della sua precarietà, voi sapete che la zona a valle del centro storico di Forlì, a valle, verso il mare, perché a valle del centro storico di Forlì, è una zona acquitrinosa, adesso non più ovviamente perché è stato tutto coperto, ma erano praticamente tutti isolotti, quindi non era costruibile. Hanno costruito i romani il foro di Livio, dove oggi c'è dalla piazza Safi alla piazza del Duomo, ma da queste parti l'insediamento era più difficile, più precario. Solamente con la bonifica successiva si è avuto un insediamento, e con quella bonifica sono nate tutte quelle attività culturali, economiche, contraddistinguono questa zona, cioè soprattutto l'agricoltura, parte dell'artigianato, eccetera. Quindi è un'epoca, quella poco ricostruibile. Abbiamo però una data certa, che è il 6 agosto 1160. In quella data un vescovo di Forlì, molto munifico e molto intelligente, che si chiamava Alessandro, dona all'abate di San Mercuriale molti beni, ecco perché dico munifico, tra cui la cappella di Curigliano, con tutto il fondo di Curigliano stesso, viene citato così nei documenti. E questo potrebbe essere anche un primo indizio di dove provenga questo nome, Curigliano. Ce ne possono essere tanti, ce ne possono essere altri, da, come ipotizzava per Fornò, da famiglie storiche romane che avessero avuto il cognome o il patronimico in Curia, oppure da Cornelia, la famiglia Cornelia, oppure un territorio, per essere a cose molto più per la terra, letteralmente un territorio in cui si coltivavano, si crescevano i cornioli, oppure ancora più crudamente una terra coriacea, cioè una terra dura, una terra dura da lavorare, probabilmente dopo tutti quei rivolgimenti geologici di cui vi parlavo prima. Comunque attorno al 1160 qui c'era una celletta sicuramente di culto. Qualcuno ha scritto, io non ho trovato però nessun riscontro, che si chiamasse Sant'Ilario, lo lascio con molti punti interrogativi, perché la cosa più certa è quella che sappiamo che c'è ora, cioè è la chiesa di San Giovanni Battista, sempre stata intitolata a lui in Curigliano. Fra l'altro è stata intitolata a lui anche perché non è che fosse una cosa molto originale, perché San Giovanni Battista è il santo più venerato dell'antichità cristiana. Probabilmente questa chiesetta risaliva al 1000, probabilmente non era come siamo abituati io, Stelli, il presidente Guidi dell'Associazione Antica Pieve di Pieve Vedotto, girando per la Romagna, come siamo abituati a pensare e a trattare, non era una pieve, era probabilmente una di quelle chiesette minori che serviva, probabilmente dipendeva da Pieve Vedotto, visto che non è lontanissimo, di quelle chiesette minori che serviva a persone che non avevano la possibilità di fare molti chilometri la domenica per andare alla messa o gli altri giorni per assistere alle funzioni sacre, per avere qualche luogo di culto più vicino. E questo è una cosa molto importante. Però sicuramente da quell'epoca
anche di possedimenti, era sicuramente un'emergenza, una un'importante personalità, se non più importante dello stesso vescovo per molti tratti della storia ecclesiale di Forlì. Era però il fatto che fosse così conosciuta e citata, Coriano ci fa ritenere che doveva essere una chiesa ben provvista di beni, e questi un po' li ho allusi prima, sono sicuramente i campi, sono sicuramente le attività economiche che giravano attorno a questo centro che, in cui oggi noi siamo. Tanto è che la assegnò persone di sua fiducia, quindi il vescovo non è che si fidava di tutti per dare un bene così importante, così grosso a chiunque, e nello stesso tempo si assicurava, diciamo, oggi si direbbe con termine inglese, la partnership anche dell'abate di San Mercuriale. Era talmente vasta poi la sua influenza a un certo punto, come è successo anche per Pio Belotto ad esempio, che la sua influenza, oggi si direbbe parrocchiale, arrivava a Porta Cotogni, costeggiando la via Emilia, e ad esempio più tardi, per frenarne l'egemonia, fu costruita la parrocchia di San Giovanni in Vico, che poi divenne quella dei Cappuccinini nel 1500. Quindi Lorenzo Scaglioli, se vuoi prendere in mano dei documenti e rivendicare anche la parrocchia dei Cappuccinini, puoi farlo. Penso che ti bastino quelli che ti hanno dato. Della chiesa nella quale si è svolta la vita religiosa per molti secoli, però non è rimasta più traccia, poiché negli anni fra 1853 e 1878 è stata completamente ricostruita, quindi abbattuta e ricostruita. E quella nuova è grosso modo quella che vediamo noi oggi, molto semplice, lineare, potremmo dire, guardando a quegli anni in cui è stato fatto, questo non è stato scritto, ma è un'aggiunta che faccio volentieri anche per motivi professionali, insomma, insegnando la storia dell'arte, queste cose qui, diciamo che io stesso le ho imparate. Si può dire che echeggi o alluda a quel romanic revival, quindi quella ripresa dello stile romanico in architettura che fu tipico dell'Ottocento. C'è una motivazione molto importante culturalmente e religiosamente sotto, perché nella reazione romantica al neoclassicismo che avrebbe voluto le nostre radici culturali, storiche dell'antica Grecia, molti intellettuali, anche perché si era in epoca di pieno risorgimento, molti intellettuali dissero e fecero bene a sottolinearlo che invece le radici storiche di un popolo come il nostro si trovano piuttosto nel Medioevo, perché la nostra prima lingua italiana, adesso lasciamo stare i vari studi più approfonditi o larghi, è quella comunque insegnata da Dante, il nostro primo linguaggio artistico è quello di Giotto, i nostri primi confini sicuri della nazione sono nati in quel periodo lì, dopo la fine dell'invasione o dello stanziamento longobardo. E quindi c'è questo, in tutta Europa, non solo in Italia, c'è questo ritornare a una radice più vera, più sicura dell'identità nazionale. Ma questo accade in tutta Europa, ed è il romanic revival come il gothic revival, come il renaissance revival. Se voi andate nella residenza Monaco di Baviera, la residenza in città dei monarchi bavaresi, troverete di fronte la copia esatta della loggia dei Lanzi che c'è a Firenze in Piazza Signoria. Insomma, ma non sto a fare tutti gli esempi che ci sono in Europa. Quindi non è una banalità,
si rifecero i costruttori, poi vedremo anche chi dobbiamo di più questa volontà, si rifecero a quella idea. Poi nel 1900, all'inizio del 1900, fu decorato, poi parlerò appunto di queste pitture, e le ultime decorazioni sono state fatte in piena Seconda Guerra Mondiale, tra il 1942 e il 1943, da Cesare Secchi e Giovanni Somboli, che sono due decoratori di cui vi parlerò perché meritano, e che la resero anche all'interno, quasi tutta così come la vediamo. Quindi questa è, per quello che riguarda la storia, storia che fra l'altro ho avuto modo, non ho trovato la firma, di rileggere in un articolo che era presente nei parrocchi che mi ha passato Don Enzo, era presente, pensate, nell'anno in cui sono nato io, così anche i miei alunni che sono venuti a questa mia conferenza sapranno finalmente quanti anni ho, che è uno dei loro sport preferiti, sapere quanti anni ha il professore, perché non li dimostro, perché sono molto giovane. Ah, sentite però, lontano dal microfono. Quindi, nel 1958, purtroppo io ero già nato, perché l'articolo è del 24 dicembre 1958, nell'Avvenire di Italia, che si chiamava ancora così l'Avvenire, il quotidiano che anche oggi si chiama solo Avvenire, nel Corriere della Romagna, storica corrispondenza dell'Avvenire, ultimamente aveva la cronaca di Bologna, Bologna 7, eccetera, però c'è riportata questa storia, fra l'altro una storia sempre segnata da una simbologia, da un significato, perché quello che volle Don Cesare Celli nel 1858 e che è presente qui è un tentativo, poi è stata distrutta, non so per quale motivo, perché era forse inconsistente o era deperita. Ci fu una ricostruzione nell'anno delle apparizioni di Lourdes della grotta delle apparizioni stesse. E perciò il parroco di allora, nel 1958, era Don Domenico Pezzi, e quelli di cui parleremo dopo, come parroci, come Missironi, eccetera, ebbe come successori illustri preti di questa parrocchia. Uno fu Don Livio Carloni, che so benissimo che questo nome oggi a noi non dice nulla, compreso la sottoscritta, ma fece epoca perché allora nel giornale c'era scritto noto autore, talmente noto autore che penso nessuno lo conosca oggi, dell'arpa liturgica. Cos'era l'arpa liturgica? Una versione poetica degli inni della Chiesa, penso da Sant'Ambrogio in avanti, che lui aveva trasformato in poesia e altre traduzioni dal latino. Il terzo, ultimo successore di questi grandi preti fu appunto Don Arnaldo Missironi, che è quello che chiamò i due pittori di cui parlavo prima a fare gli affreschi di cui vi parlerò. E poi c'è tutta qui il racconto dell'attività fra l'Azione Cattolica e le missioni popolari che partivano come idea, come promozione proprio dai parroci di questa chiesa qui. Il canonico Asioli, ad esempio, fu un grande autore di opere nel campo letterario ancora una volta e, ad esempio, è quello che ha fatto la guida storico, culturale e artistica del Duomo di Fano, quindi niente di così scarso, perché il Duomo di Fano è l'eccellenza appunto della nostra regione, ma è subito di là dai nostri confini regionali, ed è molto bello
queste eccellenze. Dopodiché entriamo nella Chiesa, e la Chiesa è quello che vedete. Io possiamo cominciare anche con le diapositive. Questo è quello che vedete, ma avete visto ciascuno di voi entrando. Questo è quello che c'è sotto l'altare. Voi sapete che ogni altare, per essere consacrato, debba, non so se è un obbligo o meno, avere delle, o è meglio che abbia, delle reliquie di martiri o di santi, della, se possibile anche dei primi secoli. Queste sono le quattro reliquie che sono conservate all'interno dell'altare. Abbiamo aggiunto anche San Gregoriano. Hanno aggiunto anche San Gregoriano, perfetto. Bisogna scriverlo. Bene, tra l'altro non vi ho detto che fuori il campanilino che è stato poi aggiunto contiene una campana di cui non si sa la provenienza in maniera precisa, che è del 1607, si sa la data perché è scritto sopra, quindi è importante. La chiesa, come vedete, ha una certa ampiezza, per pensare alla chiesa di campagna non sorprenderebbe magari anche qualcosa più piccolo. Non era ancora pensato per le visite guidate, non c'erano tanti posti così, ma insomma è comunque grande, deve essere una chiesina di campagna. E quando dico questo, soprattutto parlo degli anni in cui è stato scritto l'articolo dell'Avvenire, era campagna, era molto molto campagna. Io mi ricordo che la prima casa l'avevo in via Cesaranci, che oggi è sul Centro Scientifico, allora foto era strada sterrata, era praticamente campagna, quindi capite cosa vuol dire la campagna, quella figuratevi da questa parte qua che cosa poteva esserci. Allora dicevo, se voi guardate anche in alto, e qui posso anche, come dire, togliermi gli occhiali perché insomma si vede, c'è stata una iconografia intelligente. Allora, a parte, vi dico subito, prima che mi dimentichi, tra l'altro prima si alludeva ai restauri del 150°, quindi parliamo del 2008, è stato un lavoro fatto molto bene dalla ditta Turroni, e Viviana Turroni scriveva e mi ha detto insomma che quello che si deve a Cesare Secchi, che tra l'altro molte volte è firmato, sono questi quattro grandi pannelli con la vita di San Giovanni Battista e la parte dell'abside del presbiterio. Gli altri che vedete più vecchi risalgono agli inizi del Novecento, quindi sono ancora, non li vedete, sono più vecchi, comprese quelle monocromie con le quattro virtù cardinali, adesso su cui arriveremo, che erano diventate praticamente leggibili, quindi se le vedete così non è colpa di nessuno, è che si vede o per il materiale usato, più ancora che per aver ceduto delle intemperie, è precipitato un pochino, si è ossidato qualche parte del colore. Comunque dicevo, sull'intelligenza semplice della iconografia di questa chiesa, innanzitutto mettersi, parlavo prima di chilometri zero, mettersi subito sotto la protezione dei nostri patroni locali. E allora abbiamo San Valeriano e San Pellegrino. San Valeriano, vestito col vestito romano, e San Pellegrino. E d'altra parte, poi vedremo perché nel frattempo in mezzo, anche qui è molto interessante questa iconografia, abbiamo San Giuseppe col bambino in braccio e San Pietro, quasi a dire, a raccomandare, vorrei subito scomprare il campo da una cosa che è esattamente al contrario, non è questo maschilismo, il solito maschilismo pretesimo della Chiesa, è esattamente il contrario, far prendere coscienza anche al padre Babbo maschile, che la sua responsabilità è
enorme. I genitori, i padri, i padroni che molte volte anche in campagna, anche da noi c'erano e che facevano più belle e più potenti in famiglia, dovevano prendere coscienza che il figlio era una cura amorevole anche per loro e non solo esclusivamente per la mamma. E questa è una bella lezione di vita. E così com'è, come la figura di San Pietro, fra loro due, i quattro, i simboli dei quattro evangelisti. Poi viene davanti, ancora una volta, la protezione dei santi locali, ma anche la protezione dei patroni d'Italia, San Francesco e Santa Caterina da Siena. Tra l'altro, a ridosso di questi due, grandi santi patroni nazionali, abbiamo appunto due piccole cappelle che potrebbero sembrare o un braccio accorciato di un'ipotetica pianta centrale alla mausolea di Gallabaciglia, per intenderci, o piuttosto solamente, come dire, un intervallo da transetto molto messo a metà però della navata, con cui si rendeva omaggio sotto San Giuseppe, giustamente, alla Madonna, molto più importante per la fede cristiana, e dall'altra parte il Sacro Cuore di Gesù, mentre alza il crocifisso. E qui, adornare le cappelline, ci sono le quattro virtù cardinali, come se la fede non fosse sganciabile o sganciata da quelle che comunque erano i concetti morali, le virtù che dovevano essere in ogni modo lavorate, in ogni modo coltivate nell'educazione. Quindi c'è questa concretezza. Poi dicevo, parlato prima, appunto avevo anticipato, c'è ovviamente una bellissima statua, probabilmente di cartapesta, di Sant'Antonio Abate, no, Sant'Antonio Abate, e dall'altra parte il Sacro Cuore di Gesù, che era da pochissimo stato istituito, e pensate che uno dei monumenti più famosi del mondo, che occupa uno degli skyline più famosi del mondo, cioè Montmartre di Parigi, ha questa bellissima basilica dedicata al Sacré Cœur. Siamo all'inizio del Novecento, quindi, grosso modo, perché è quella l'epoca in cui il culto del Sacro Cuore viene diffuso maggiormente. Poi dall'altra parte due gustosissimi quadretti, che sono uno di San Giovanni Gonzaga e l'altro di Santa Gemma Galgani. Santa Gemma Galgani che, come dire, allora rischia di essere una di quelle cose che oggi forse magari bisognerebbe nascondere, perché rischia di essere politicamente non corretta, perché molti la conoscono come la padrona dei paracadutisti, dei parà della folgore. Quindi non cerchiamo di scomodare anche oggi il Presidente del Senato con i suoi altarini, non c'entra niente, sembra Calcani, solo con questa cosa qui è santa perché è stata una grandissima donna di fede. E però, come dire, l'eco di una certa epoca è arrivata anche in Chiesa. Invece, più nuovi, ripeto, fra 42 e 43, i dipinti di Cesare Secchi, qui si firma, proprio davanti a me, quest'angolo in basso del catino absidale, che si chiama, e nel bel quadro dei discepoli di Hermas, che è nostro dietro allo schermo, sotto c'è un intratrafitto, potete vedere la leggenda della diapositiva, appunto, che nessuno, nessuno fra i nati di donna è il profeta più grande di San Giovanni Battista, insomma è il suo nome più famoso. E quello che fanno Cesare Secchi e Giovanni Somboli
Giovanni Battista insieme a San Luigi Gonzaga, il santo protettore della gioventù, e probabilmente, almeno leggendo quanto mi scrive Don Franco Fradini, quasi certamente, ma è assolutamente plausibile, quel santo vescovo dobbiamo probabilmente riconoscerlo in San Mercuriale, che era non solo il primo vescovo patrono di Forlì, ma è anche quello a cui questa chiesa, come vi ho detto prima, nella storia generale, questa chiesa era rimasta per secoli legata da doppio filo, non dico come dipendenza, ma gli altri quattro importanti pannelli ad affresco che trovate lungo la navata centrale sono dedicati, come starei per dire ovviamente o come giusto che sia, al patrono della titolazione della chiesa, cioè San Giovanni Battista. Sono quattro dei momenti principali della sua vita. Il primo, all'inizio della navata, è con la visitazione. La mamma Elisabetta viene visitata da Maria, sua cugina, questo ce lo racconta anche questo molto bene il Vangelo, quando Maria, accettando l'annunzio dell'angelo, rimane incinta di Gesù e va a dirlo alla prima amica, parente, che ha l'istruzione, anche se non era una istruzione non così semplice, perché c'era quasi un centinaio di chilometri fra dove abitava Maria e dove stava Elisabetta, la va a trovare, e quel momento di incontro in cui Elisabetta confessa a Maria che il bambino gli è sussultato nel grembo, segna, e come dire, una delle fasi storiche del cristianesimo e anche della storia dell'arte. Ci sono visitazioni di artisti di primissimo piano e bellissime. Io ne ho in mente una soprattutto di Pontormo, che è straordinaria, che si trova a Pontormo Tercoli, dove è nato il pittore, ma tanti altri hanno dipinto questo momento così suggestivo, così umano, così intimo della vita delle due donne. E perché sia stato ripetuto anche qui è molto facile pensarlo, perché il primo momento della storia sacra, santa di San Giovanni Battista è quando riconosce Gesù fin dal grembo materno reciprocamente. Poi, fra, come dire, le storie che hanno a che fare e che danno come il soprannome allo stesso San Giovanni, abbiamo il battesimo di Cristo, dove Gesù appunto viene battezzato sulle rive del Giordano da questo suo cugino, comunque non dava parente, il quale, come ci fa capire molto bene Michelangelo nel Tondo Domi, è l'ultimo degli uomini che hanno vissuto prima della grazia di Cristo ed è il primo che si affaccia sulla vita cristiana, anche il ragazzino che si affaccia sul muretto dietro la Sacra Famiglia nel Tondo Domi di Michelangelo, di San Giovanni Battista. E quindi il battesimo di Gesù è uno dei momenti fondamentali della vita di San Giovanni. Poi l'altro momento fondamentale della vita di San Giovanni è quando c'è qualche mio amico prete, tra l'altro, che quindi non dico chi è il prete, ma dico che trova un momento in cui perde la testa per una donna, e questo è, come dire, un'ironia molto amara, perché succede questo, e lo vedete nel pannello a destra rispetto all'ingresso. San Giovanni Battista, fra le cose che diceva, era la riprovazione di Erode, il re Erode, che viveva come concubina con Erodiade, non
bellissima, straordinaria, tant'è che con questo ballo vertiginoso e molto sensuale fa perdere la testa ad Erode, il quale ha sudori freddi, probabilmente insomma un uomo della più deleteria specie, il quale persa la testa, in questo caso nel senso buono, dice a Salomè: dimmi tutto quello che vuoi e io te lo darò. Lei si consulta con la mamma non gli parlerà di sentire una cosa così, dice: chiedigli la testa di San Giovanni Battista. Ecco il motivo per cui ha perso la testa. E allora manda, Erode naturalmente si schernisce, dice: no, insomma, io volevo dire tutto quello che hai, ma non fino a questo punto. No, sei qui davanti a tanto pubblico, a questo punto devi rendere onore alla tua parola. E allora fa, manda i suoi armati nelle prigioni a fare questa decapitazione e viene portata la testa al banchetto di Erode, un grande capriccio dello stesso Erode, come ci dimostra il bellissimo basso rilievo di Donatello che si trova nella fonte battesimale del Borgo di Siena. E questo quindi è un altro momento importante, perché è il momento, e questo è il momento ultimo del martirio di San Giovanni Battista. Quindi Cesare Secchi, diciamo, interpretando come era nello spirito, nella filosofia di tutta la iconografia della Chiesa, interpreta fra la concretezza dell'umanità, delle passioni umane e dell'elevazione spirituale del personaggio, interpreta la vita di San Giovanni Battista. Chi era soprattutto Cesare Secchi e Somboli? Ve lo dico perché hanno lavorato tantissimo, soprattutto nel nord Italia. Secchi è un milanese e anche Somboli, e hanno lavorato molto nelle parti della Lombardia, tant'è vero che ci sono, ho raccolto 4-5 parrocchie fondamentali. Fra l'altro a Forlì stava lavorando, quando è stato richiesto per Coriano, stava lavorando anche in cattedrale, non ho ancora individuato quali sono i suoi lavori in cattedrale, forse sono spariti, come, però questi sono rimasti, come, e si riconoscerebbe lo stile molto bene, nella parrocchia della Pianta, quindi nella chiesa della parrocchia della Pianta. Ma avevano fatto opere molto simili anche in chiese in Lombardia. Pensate, una molto importante a Villa Dosia, la chiesa di Santa Maria Assunta, fu da loro ripristinata ed, come dire, decorata, ed erano la stessa coppia, Secchi e Somboli, e il 6 settembre 1957 la chiesa fu consacrata di nuovo, dopo questo recupero tra l'archeologico e il rinnovato, insomma, come si dice, il rimaneggiamento, dall'arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini. Quindi sono artisti che hanno avuto il privilegio di lavorare molto anche grazie al Santo Padre, tutti i sensi, quello che diventerà poi Paolo VI, che li chiamò a fare molte opere. Ne dico solo un'altra, perché ad esempio un'altra santa, ho parlato prima di Gemma Calgani, un'altra santa molto importante, Santa Francesca Cabrini, nel luogo in cui nacque e fu battezzata, siamo nella diocesi di Lodi, nella stessa cappella dedicata alla giovane madre Cabrini, e dove c'era stato precedentemente un intervento addirittura di Bernardino Lanino, siamo fra uno dei più grandi lombardi del Cinquecento, ma ancora più importante è l'altro artista che è nello stesso sito, che è Gaudenzio Ferrari, che conservano appunto anche i dipinti di Cesare Secchi. Da un punto di vista stilistico, e concludo, Cesare Secchi è poi un pittore molto colto, molto bravo dal punto di vista tecnico, perché anche con il passare del tempo, sia qui che alla Pianta, le sue opere non sono decadute, quindi usava colori buoni, perché molto
fondo della Cappella Sistina, eccetera, eccetera. Quindi sono importanti anche i materiali. Quindi buon artista, ecco giustamente la lapide che lo ricorda, e come si vede qui, come si vede ancora meglio la pianta, sicuramente, anche se un po' in ritardo, se no lo studieremo anche nei libri di storia dell'arte, lui fa parte di quel filone, o si innamora di quel filone dell'arte pittorica, che è a metà strada fra un recupero della purezza e anche della purità di espressione, di lineamenti, di colori, cosiddetta pre-raffaellita, nel senso che guarda Umberto Angelico, a un Piero della Francesca, piuttosto che a quelli del Rinascimento successivo, e quindi vedete questa chiarezza, questi colori molto limpidi, queste forme ben tracciate, senza nessuna sbavatura, senza nessuna anche, come dire, accavallamento, affollamento di personaggi. E dall'altra parte non può non guardare a quelle atmosfere sospese del realismo novecentesco, che in pittura era quello che arricchiva in quel tempo, dire, quasi tutti i pittori del movimento, appunto detto, del Novecento. Quindi, vedete, piccola chiesa, posto periferico, ma piena di fede e piena di un'arte che va ricostruita, e proprio alla fine, se vuoi che vogliamo leggere quello che scrive, ecco, sì, questo qui, quello che scrive il parroco Arnaldo Missinosi, tutto fatto a gloria di Dio, e questo è la cosa più importante. Grazie. Acquistare il volume Le 100 chiese di Forlì. È stato detto che questa è la chiesa madre di Dio.
cosa? Della chiesa di San Giovanni Battista in via Fortuna numero 44. Io ho avuto la possibilità di conoscere Don Lino Andrini perché venne da me nell'87-88, quando il quartiere Troiano sta avendo una grossa espansione nella zona che è il comparto M del PEP, e venne a chiedere se c'era la possibilità di costruire in quella zona, venne per conto del vescovo, una chiesa. Io dissi certo che c'è, perché il piano regolatore del comune di Forlì ha delle aree appositamente riservate a questo scopo, solo che non c'erano i soldi. Dopo poco mi chiamò per un nuovo appuntamento, venne e disse: è successa una cosa straordinaria. E allora io, molto incuriosito, gli chiesi che cos'era successo. Era successo che due parrocchiani avevano lasciato come atto testamentario una cifra all'epoca, ma ancora oggi si potrebbe dire, ingente. Quindi disse che c'erano i fondi per partire con l'attività, con la progettazione e quindi con la successiva costruzione della chiesa. Quindi abbiamo definito in quella sede la delibera da portare in consiglio comunale per la concessione del terreno, atto che ho stipulato io e Don Lino Andrini, che purtroppo è scomparso prematuramente, era un parroco molto dinamico, molto attivo, e di conseguenza dopo qualche mese si è riusciti a realizzare la cerimonia di collocazione della prima pietra. Era allora vescovo Don Vincenzo Zarri, quindi sono passati 30 anni fa. 30 anni fa sono passati la prima pietra, sono passati alcuni decenni. È una storia però da raccontare, e qui in parte ricordiamo perché abbiamo preso in considerazione giustamente tutte le chiese che sono state costruite dal dopoguerra in poi, e cioè da quando la città di Forlì ha cominciato ad avere un'espansione in alcune aree della città. Prima di tutte cose, infatti, la prima chiesa del dopoguerra nuovo costruita ex novo è la chiesa di San Pio X, e poi alla Cava, che è un quartiere di nuova costruzione con la chiesa di Santa Maria Vergine, e poi ancora con la chiesa di Regina Pace. Queste sono le chiese che fra gli anni 50 e 60 sono costruite ex novo, hanno continuato in questo attività di costruzione la diocesi, seguendo proprio l'andamento degli ampliamenti dei quartieri. Quindi in una zona come questa, dove dicevo, come dicevo prima, da ragazzino venivo con mia madre a raccogliere l'erba per i conigli, no? Ha una realtà che oggi ha 6.800 famiglie. No, 2.000 famiglie, sì, 6.800 abitanti, quindi è chiaro che questa chiesa, che era decentrata rispetto alla zona in cui si stava espandendo, che era ovviamente la zona che in forma prioritaria sarebbe diventata residenziale, perché questa era deputata a zona artigianale e industriale, quindi di conseguenza la nuova chiesa è stata costruita da quella parte. Oggi che c'è un altro quartiere che si sta espandendo abbastanza, diciamo così, abbastanza in modo consistente, è quello dei Romiti, e c'è in effetti un progetto per la costruzione di una nuova chiesa, sempre che con questi chiari di luna il progetto si riesca a portare avanti. Detto questo, vi ringrazio Don Enzo, siate generosi sempre, e naturalmente potete raggiungerci a Pieve Quinta per vedere la mostra. Se vorrete, potrete andare a vedere a partire dal 3 di dicembre in Vescovado. Grazie ancora a tutti. Un applauso. Grazie anche alla Paola. Benissimo, e l'abbiamo presentato insieme a Maricelli e Bianchi Saghini, il piccolo sunto di questa. Grazie.